Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, noi stiamo qui per leggere la parola del Signore da mezzogiorno in poi, ossia mezzogiorno in poi perché dopo che abbiamo finito la lettura, tu la puoi riascoltare dove e quando vuoi, però l'importante è che tu possa perseverare nella lettura della parola di Dio. Leggendo questo piano tutti i giorni, da lunedì al venerdì, avrai l'occasione di leggere l'intera Bibbia con me. È una grande benedizione per la nostra vita. Noi durante questa giornata abbiamo il privilegio di leggere Numeri partendo dal capitolo 21, versetto 1, fino al capitolo 22, versetto 21. Quindi noi incominciamo ora con il capitolo 21 dei Numeri, versetto 1. Ecco la parola del nostro Signore. Il re cananeo di Arad, che abitava nella regione meridionale, avendo udito che Israele veniva per la via di Atarim, combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri. Allora Israele fece un voto al Signore e disse: se tu dai nelle mani di questo popolo le loro città, saranno da me votate allo sterminio. Il Signore ascoltò la voce di Israele e li diede nelle mani dei cananei. Israele votò allo sterminio i cananei e le loro città, e a quel luogo fu messo il nome di Corma. Poi gli israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra i popoli dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta, e avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono a Obot. E dopo essere partiti da Obot, si accamparono a Lie Abarim, nel deserto che è di fronte a Moab, dal lato dove sorge il sole. Di là partirono e si accamparono nelle valli di Zered. Poi partirono di là e si accamparono dall'altro lato dell'Arnon, che scorre nel deserto e nasce sul territorio degli Amorei. Poiché l'Arnon è il confine di Moab tra Moab e gli Amorei. Per questo è detto nel libro delle guerre del Signore: Vaeb e Suffa, e gli affluenti dell'Arnon e i letti dei torrenti che scendono verso le dimore di Ar e si appoggiarono alla frontiera di Moab. Di là andarono a Beer, che è il pozzo a proposito del quale il Signore disse a Mosè: «Raduna il popolo e io gli darò l'acqua». Fu in quell'occasione che Israele cantò questo cantico: «Scaturisci, o pozzo, salutatelo con canti. Pozzo che i capi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno aperto con lo scettro e con i loro bastoni». Poi dal deserto andarono a Matana, e da Matana a Naaliel, da Naaliel a Bamot, e da Bamot nella valle che è nella campagna di Moab verso l'altura di Pisga,
che domina il deserto. Israele mandò ambasciatori a Sicon, re degli Amorei, per dirgli: lasciami passare per tutto il paese, noi non ci svieremo per i campi né per le vigne, non berremo l'acqua dei pozzi, seguiremo la strada pubblica finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini. Ma Sicon non permise a Israele di passare per il suo territorio, anzi radunò tutta la sua gente e uscì fuori contro Israele nel deserto. Giunse a Iaias e affrontò Israele. Israele lo sconfisse passandolo a filo di spada e conquistò il suo paese dall'Arnon fino a Yabok e fino ai confini degli Ammoniti, poiché la frontiera degli Ammoniti era forte. Israele prese tutte queste città e abitò in tutte le città degli Amorrei, a Chesbon e in tutte le città del suo territorio. Poiché Chesbon era la città di Sicon, re degli Amorrei, il quale aveva mosso guerra al precedente re di Moab e gli aveva tolto tutto il suo paese fino all'Arnon. Per questo dicono i poeti: venite a Chesbon, la città di Sicon sia ricostruita e fortificata, poiché un fuoco è uscito da Chesbon, una fiamma dalla città di Sicon, essa ha divorato Ar di Moab, il dominatore delle alture dell'Arnon. Guai a te, Moab, sei perduto a popolo di Chemos. Chemos ha fatto dei suoi figli tanti fuggiaschi e ha dato le sue figlie come schiavi a Sicon, re degli Amorrei. Noi abbiamo scagliato su di loro le nostre frecce. Chesbon è distrutta fino a Dibon. Abbiamo tutto devastato fino a Nofa. Il fuoco è giunto fino a Medeba. Così Israele si stabilì nel paese degli Amorrei. Poi Mosè mandò a esplorare Iaeser. E gli israeliti presero le città del suo territorio e ne scacciarono gli Amorrei che vi si trovavano. Mutata la direzione, risalirono il paese in direzione a Bazan e Og. Re di Bazan uscì contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a Edrei. Ma il Signore disse a Mosè: non lo temere, poiché io lo do nelle tue mani. Lui, tutta la gente e il suo paese, trattalo come hai trattato Sicon, re degli Amorrei che abitava a Chesbon. E gli israeliti sconfissero con lui i suoi figli e tutto il suo popolo, finché non ne rimase in vita neppure uno, e si impadronirono del suo paese. Parola del nostro Signore. Ora noi leggeremo il capitolo 22 dal versetto 1 fino al versetto 21. Numeri capitolo 22. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balak, figlio di Sippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorrei. E Moab ebbe grande paura di questo popolo che era così numeroso. Moab fu preso dall'angoscia e a causa dei figli di Israele. Perciò Moab disse agli anziani di Madian: ora, questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. In quel tempo Balak, figlio di Sippor, che era re di Moab, egli mandò ambasciatori da Balaam, figlio di Beor, a Petor, che sta sul fiume, sul paese d'origine, per chiamarlo e dirgli: ecco, un popolo è uscito dall'Egitto, esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo, poiché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese, poiché so che tu benedici chi benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono portando in mano la ricompensa per l'indovino. Arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balak. Balaam disse loro:
alloggiate questa notte e vi darò la risposta secondo quello che mi dirà il Signore. E i principi di Moab stettero da Balaam. Dio si avvicinò a Balaam e disse: chi sono questi uomini che stanno da te? Balaam rispose a Dio: Balak, figlio di Sippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra, ora viene a maledirmelo, forse riuscirò così a combatterlo e potrò cacciarlo via. Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché è benedetto. Balaam si alzò la mattina e disse ai principi di Balak: andatevene al vostro paese perché il Signore non mi ha dato il permesso di andare con voi. I principi di Moab si alzarono, tornarono da Balak e dissero: Balaam ha rifiutato di venire con noi. Allora Balak mandò di nuovo dei principi in maggior numero e i più importanti di quelli di prima. Questi arrivarono da Balaam e dissero: così dice Balak, figlio di Sippor, che nulla ti impedisca di venire da me, poiché io ti colmerò di onori e ti farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledici questo popolo. Ma Balaam rispose e disse ai servi di Balak: anche se Balak mi desse tu la sua casa piena d'argento e di oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande che sia. Non di meno, trattenetevi qui, anche voi stanotte, affinché io sappia ciò che il Signore mi dirà. Ancora, durante la notte Dio venne da Balaam e gli disse: se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro. Soltanto farai ciò che io ti dirò. Balaam quindi si alzò la mattina, sellò la sua asina e andò con i principi di Moab. Parola del Signore. Allora, se vuoi sapere che cosa succede con questa storia di Balaam, Balak contro il popolo di Israele, non perdere la puntata di domani, quando noi leggeremo Numeri dal capitolo 22, dal versetto 22 fino al capitolo 23, versetto 30. Io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio e ti aspetto anche domani quando noi leggeremo la parola del nostro Signore. Dio ti benedica grandemente.